Hola ciurma, hola! Benvenuti in questo nuovissimo video. Scusatemi, ma stavo sentendo un pochino della musica con le mie nuovissime cuffie. Sono spettacolari, raga, lo so. Sono veramente belle queste nuove cuffie, ma adesso ripentiamo il nostro cappellino pirata. Già, ragazzi. A breve ci saranno aggiornamenti molto bellissimi. No, molto bellissimi, non si può dire nemmeno nella vita. Ma comunque ci saranno aggiornamenti incredibili della nostra texture pack. E infatti oggi ve ne mostrerò un paio. Ma da come avete detto nel titolo, oggi ciurma voglio creare il nostro portale per il Nether. Visto che stiamo facendo una piccola survival qui sulla vanilla dei saboni, è giusto fare la zona Nether. E io pensavo di fare qualcosa di incavato, incastonato all'interno di questa sporgenza, quindi dentro questa montagna. Pertanto come prima cosa usiamo il nostro bellissimo piccone con stick touch, prendeci questa stone e iniziamo già a creare una piccola insenatura, ecco, dove fare tutto quanto. Poi casomai dopo andremo a rimettere i blocchi di stone che stiamo raccogliendo adesso. Fatto sta, raga, nel mentre vi ricordo ancora che appunto questa vanilla è disponibile per tutti i miei abbonati di Twitch, anche chi fa la sub con il Premium Gaming, l'Amazon Prime, insomma la sabbona, l'abbonamento gratis ogni mese. Per fare la sub, come state vedendo, è veramente semplice, ragazzi, cioè non ci vuole nulla, mi cercate, tac, canale, cliccate su abbonati, c'è proprio quell'abbonati gratis oppure quell'abbonati a pagamento, scegliete voi. Insomma, dopodiché puoi entrare tranquillamente in questa vanilla e giocare con tutti noi. Fatto sta ciurma, ho un'idea in mente. Io ho già fatto una prova, ok, su un altro mondo di Minecraft, sul mondo di test dei TikTok, vedete se funziona, ragazzi. Vi mostro oggi che una build axe che non so se è stata mostrata da qualcuno, perché l'ho beccata a caso. E a breve vedrete cosa andremo a fare. Intanto, ciurma, vi ricordo che questa sera alle 20 sarò in live su Twitch, dove ci sarà la premiazione del contest di building a tema minigames. Quindi, ragazzi, non mancate. Chissà chi riceverà questi premi qui, ragazzi. Chi lo sa. Mi raccomando, tutti i link sono in descrizione, non mancate. Intanto iniziamo subito. Abbiamo bisogno di diversi oggetti, tra cui l'ossidiana per il nostro portale del Nether. Allora, prima di tutto, ragazzi, come notate, mi si sono un attimo rotti item frame. Ma non perché sono rotti proprio gli item frame invisibili, ma semplicemente perché ho dovuto spostare il claim e quindi sono tornati tutti visibili, perché posso fare soltanto all'interno del mio claim. Quindi un attimo ho dovuto levarlo e rimetterlo e sono tornati visibili. Ma poi questo qui, ragazzi, questa sera in live lo andremo poi a fissare senza nessun problema. Allora, abbiamo bisogno, ragazzi, di un bel po' di oggetti, tra cui anche queste cose qua, queste stairs così, queste slabine, questi blocchetti molto golosi, ma che sono belli, ok. Qua invece abbiamo 3 di ossidiana e questo è male. Dopodiché, ragazzi, con questa stone facciamo un poco di scalette che ci possono stare. E ragazzi, andiamo a prendere anche delle soul lantern, visto che ci torneranno sicuramente utili, perché dobbiamo fare una cosa a tema Nether, quindi ci sta a utilizzarle. E per il resto, ragazzi, io andrei a utilizzare il nostro nuovissimo shop, che è veramente carino. E andiamo a prenderci quindi come blocchi colorati, ok, della black concrete, e ne prendiamo appunto 16 ed è nostra. Dopodiché, raga, andiamo a prendere vediamo, decorazione. Dove sta decorazione? Qua. Ok, abbiamo un sacco di blocchi decorativi. Direi di andare a prendere, ragazzi, un paio di vines. Addirittura 8 ce ne danno per un doblone, va più che bene. E 4 catenine, non sono niente male. Perfetto, direi che per ora può bastare. Ah, giusto, naturalmente. Andiamo in blocchi, raga. Dobbiamo prendere la nostra carissima ossidiana. Ed eccola qua. Ne prendiamo 8, noi già ne abbiamo 3. Ah, vabbè, ne prendiamo 24. Va benissimo. Perfetto, con una piccola spesa abbiamo preso tutti i blocchi necessari per fare questa bella robetta. Anche se a breve arriverà un trick incredibile. Allora, prima di tutto, ragazzi, se qua c'è l'entrata, ok, il portale deve essere tipo qua dietro. Quindi già qua noi spacchiamo per creare il portale. Perfetto, raga. E qua abbiamo il nostro portale per il Nether. E ragazzi, piazziamo la nostra crafting. E come prima cosa andiamo a craftare 2 ancore di respawn. Eccole qua. E le mettiamo una qui e un'altra qua, proprio qua davanti. E già che ci siamo, le possiamo pure iniziare a caricare. Perfetto. Dopodiché, sta per fare notte, non è un problema. Spacchiamo qui, io volevo usare questo qui come pavimento, non so, mi piace. E adesso, ragazzi, prendiamo un pochettino di scalette e iniziamo a mettere
qualche decorazione extra, come ad esempio questa messa così, questa poi messa qua, e prendiamo direttamente una lanterna e... Beh ragazzi, molte cose strane succedono nella Vanilla Plus di Emerald. Beh ok raga, dai, direi che più o meno ci siamo, ok? Ne lasciamo una intanto qua, e a dire la verità qua non mi dispiacerebbe metterci quest'altro blocco, ok? Così creiamo una sottospecie di transizione dal mondo normale a quello del Nether. Ok, qua ragazzi adesso riempiamo con la stone e direi che ci siamo. E adesso altre decorazioni. E sinceramente ragazzi, metto delle cose letteralmente a caso e vanno più che bene, perché c'è tipo una frattura dentro questa montagna. E quindi sì, tanti blocchi messi in modo abbastanza casuale vanno più che bene. Oh yes raga, già una cosa così sinceramente non mi dispiace, va abbastanza bene. Però adesso stai dicendo, ma è un po' troppo così, cioè troppo semplice, cioè parlo di qualcosa di molto più bello. Ora ci arriviamo raga, poco alla volta facciamo tutto, non vi preoccupate. Nel mentre cerco di migliorare un secondo qua il tutto. Beh sì, direi che in realtà come cosa va più che bene. Forse qui spaccherei questo, metterei questo qua e ci andrei a mettere qui volendo l'altra lanterna. Ok, secondo me va più che bene così raga. Ma adesso la parte interessante. Dobbiamo andare ragazzi a craftare un paio di oggettini particolari. Intanto Giurma, aspettate un attimo, devo fare una cosa importantissima. Le cuffie. Ah, perfetto, le abbiamo posate. Adesso possiamo andare giù. Comunque ragazzi, se avete tantissime altre idee carine per appunto la nostra texture pack, scrivetele qua sotto con un commento che le facciamo realizzare e uscirà sempre una cosa bellissima. Infatti le cuffie, se non sbaglio, le ha consigliate un sabone, adesso non mi ricordo chi è stato, ma un'idea veramente spettacolare. Adesso ragazzi abbiamo bisogno di ben un bel poco di ferro. Sì, tanto ferro, perché dobbiamo craftare delle rail e due spade. E così intanto facciamo le due spadone. E adesso Ciurma, dopo che ho fatto anche le detector rail... No, in realtà non, ragazzi non le ho fatte, le ho shoppate. Non mi ricordavo il crafting, scusate. Comunque andiamo a creare due spade custom, ovvero la Iron Sword 6 e la Iron Sword 7. Perfetto. Fatto questo, abbiamo tutto l'occorrente, raga. Andiamo subito nel nostro portale. Io ragazzi vi giuro, questa roba qui l'ho scoperta per caso e non l'ho mai vista in giro. Ma intanto, prima di farvi vedere la cosa che ho scoperto, incominciamo. Come prima cosa, spacchiamo qua sotto e andiamo a mettere praticamente qui il primo item frame con la spada 6, se non sbaglio, yes, che sta conficcata così, e la giriamo pure. Ma la mettiamo tipo... No. No, neanche. Sì, così mi piace. Prendiamo una torcia e la mettiamo qua sotto e tappiamo tutto. Perfetto. E qui ragazzi, vedete, abbiamo la spada che si conficca all'interno della respawn anchor, che è all'interno un portale del Nether. E questa idea, diciamo, mi è venuta pensando a Portal. Di conseguenza, cosa possiamo andare a fare? Beh ragazzi, noi possiamo mettere gli item frame nel nostro portale del Nether in questo modo. E la cosa bella che noi possiamo accendere il portale del Nether con gli item frame al suo interno. Ma prima di fare tutto andiamo un attimo a spaccare qua dietro, perché voglio dare un senso di infinito, di roba che non si sa cosa c'è dietro, quindi con della concrete nera è tutto perfetto. Adesso Ciurma, prendiamo l'Iron Sword 7 che si mette in questo modo e la lasciamo proprio così. Rendiamo l'item frame invisibile e la giriamo in questo modo. E praticamente adesso andiamo a mettere qui le rail messe proprio così e girate. Ok, anche se in realtà poi si vanno a girare a caso quando andiamo a mettere le cose invisibili. Lo facciamo proprio così. Rendiamo tutto invisibile. Fidatevi ragazzi, sono a 20 dobloni per i 10 frame spesi benissimo. E andiamo a creare tipo questo specie di pattern strano all'interno del nostro portale. Perché sì ragazzi, voi potete attivare il portale del Nether con all'interno gli item frame e quindi renderlo super decorato. E noi adesso abbiamo fatto in questo modo. Accendete ragazzi il portale. Sbam! Abbiamo la spada che entra all'interno della respawn anchor, che è il portale, e la punta che entra all'interno esce da quest'altra parte del portale. Bellissimo. Guardate
Che perfezione. Sembra tantissimo che le rail, le detector rail, che hanno questa cosa rossa al centro, siano proprio i generatori del portale. E quindi ce l'abbiamo tutti attorno ed è una cosa fantastica. Ma volendo, ragazzi, voi qui potete andare a mettere qualsiasi altro blocco. Per esempio, vogliamo levare un attimo questa. Leviamo... se succede il portale, vabbè. Mettiamo un blocco di vetro che così è leggermente glitchato, ma se lo andiamo a girare... Guardate che effetto figo, raga. È veramente bello. Non vogliamo mettere il blocco, vogliamo mettere quest'altro. Beh, diciamo che si crea un effetto spettacolare. Potete mettere tutti i blocchi che volete. È bellissima come cosa, ma noi rimaniamo con la nostra idea della detector rail. Che così sembra che sia un generatore del portale. È spettacolare, ragazzi, come cosa. Veramente incredibile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Come ultimissima cosa voglio andare a rompere questo e ci mettiamo questo qua. E visto che ho preso le whippings, queste, le mettiamo una qua e una la mettiamo qui. Direi che, ragazzi, quasi quasi ci siamo. Anzi, questo lo rompiamo. Direi che qua la stone va più che bene, anche messo così. Perfetto, e tac. Raga, io direi che il nostro portale non è una cosa incredibile, ma a me piace. È veramente bello come si crea questo effetto qua. È spettacolare. E poi quando ho scoperto questa roba qui di time frame e noi qui sul server dei saponi possiamo farli invisibili. Esce una bellezza. Infine, ragazzi, mettiamo un pochino di trapdoor messo così, tanto per dare un pochino di spessore in più al tutto. E direi che ci siamo. Devo migliorare l'esterno, lo so benissimo, ma a me interessava oggi fare insieme a voi il portale. E chissà cosa c'è dall'altra parte, raga. Ho paura. Tanta. Beh, mi aspettavo di peggio, essere sincero. Mi aspettavo veramente di peggio. Ma ok, possiamo tornare a casa. Casomai un giorno faremo un bel episodio all'interno del Nether, anche perché c'è un progetto molto particolare. Bene, ragazzi, se avete qualsiasi consiglio o idea su come migliorare ancora di più questo portale, scrivetemelo questo con un commento. E ciurma, e che fai, te ne privi di questo dettaglio fatto così? Mamma mia, che figata. Perfetto. Quindi, ciurma, qua sotto nei commenti, sbizzarritevi, lasciate ancora un mega mi piace in commentare qua sotto. Noi ci becchiamo questa sera alle 20 in live, dove ci sarà la premiazione del contest di build dei minigiochi, che sono state delle cose assurde. Quindi mi raccomando, non mancate. E la vostra capitale è tutto. Ciao a tutti.